tutti i veri testimoni dell'umanità, quelli con la T maiuscola, ci hanno detto che la verità è un amore radicale da cui noi impariamo la nostra umanità e impariamo ad amare. Non è una dottrina, non è una spiegazione, non è un'informazione. Allora, se è questo, intanto, però, dicevo, c'è un insegnamento in questo cammino. Se, anziché recalcitrare, accettiamo questo limite, cioè non c'è la teoria definitiva. Chiunque vi presenta la teoria definitiva ha un problema lui, no? di potenza che vuole risolvere col pensiero, con la sua teoria, che applica a tutte le questioni, insomma, e così via. No, l'insegnamento è che questo ci invita a partire non dall'identità, ma dalla relazione. Detto così è una formula, eh? È come dire, io non parto da chi sono io, da come io mi immagino, sono, che ne so, italiano, europeo, cattolico, con idee di sinistra, non parto dal mosaico delle mie caratterizzazioni, qualificazioni di identità, parto dalla convivenza. Cioè c'è una provocazione della vita per cui io vivo insieme agli altri e quello è più importante di quello che io ritengo essere la mia identità. Allora anche qui un insegnamento, magari mi accorgo che l'identità è uno specchio, cioè ognuno di noi, paradosso, è più della sua identità. Tu fate la prova, no? Fate la somma degli aggettivi che vi definiscono, degli stati di vita, delle qualificazioni, sono un giovane, uomo, donna, credente, non credente, ingegnere, architetto, quello che volete, fate la somma, mettete tutte le vostre qualifiche della vita, no? Le scrivete e poi vedete se vi riconoscete e vi accorgete che voi siete di più, quindi l'identità è una sorta di specchio che si presta al giudizio, all'autogiudizio, si presta alla contraddizione, si presta al conflitto, no? Ma in realtà noi ci troviamo nel legame con gli altri, purché sia vissuto in un certo modo. Quindi la relazione è più importante dell'identità. L'identità, capite, è un indicatore, ma non è la nostra realtà profonda. Allora, se io mi metto in questa ottica, no, di affrontare finalmente l'ignoranza antropologica, cioè di non accogliere, di non vedere, no, come è fatta l'esistenza umana, e l'ignoranza relazionale, di quella che Raymond Panikkar chiamerebbe, no, il non riconoscere la relazione, lui diceva cosmoteandrica, no, la realtà è relazione, non parte da un principio unitario che poi si, diciamo, declina, no, e in qualche modo si degrada nell'altro da sé, ma è irriducibilmente relazione. Allora, se io riconosco questo, mi accorgo di due cose. Allora, primo, no, che l'esistenza è veramente un viaggio, cioè un divenire, mentre noi istintivamente abbiamo bisogno di fissare, di stabilizzare i nostri riferimenti. Pensate a quanto usiamo il giudizio sulle persone, così, e lì smettiamo proprio di capire. No, noi dobbiamo giudicare le logiche, i comportamenti, i sistemi sociali, quelli li dobbiamo giudicare. Pensate solo che oggi continuiamo a dire le riforme e nessuno quasi si alza a dire scusi, ma riforme in peggio o riforme in meglio? E mica mi basta che tu mi dici che cambi, io voglio sapere se cambi peggiorando o migliorando. Non mi puoi fare il giochetto che se io non sono col cambiamento allora sono un conservatore, quindi ho torto a priori. Bisogna distinguere, no? Allora, rispetto a questo, no, è tanto importante orientarsi in modo da riconoscere, dicevo, chi siamo veramente, cioè che questo viaggio chiede un senso, una direzione, va verso un compimento che non è la morte. Ecco, qui il cuore comincia ad aprirsi, a respirare, no? Si affaccia alla vita e dice, ma mi posso fidare? Posso fare qualche passo senza incontrare la morte o la sofferenza? E poi riconoscere che questo viaggio, no, non è solo individuale, ma è un viaggio anche comune, è un viaggio proprio del mondo, compresa la natura, compresa ogni aspetto della realtà. Allora, se è questo, no, riconosco, alcuni l'hanno detto benissimo, io cito spesso Maria Zambrano, secondo me è quella che l'ha colto con più lucidità, no? Che l'esistenza umana non è un'esistenza mancante, ma è un'esistenza nascente, c'è una bella differenza. Pensate quanto, no, le varie antropologie, tracciando un'immagine dell'origine dell'identità umana, abbiano normalmente ridotto la nostra realtà. Pensate all'antropologia del peccato originale.
no? Questo sentimento di indegnità che ti entra dentro, tu hai un bel dirti agnostico, non credente, ti è entrato dentro. Guardate che i non credenti sono religiosi non meno dei credenti, e non vi illudete che sia così facile liberarsi di quel tipo di proiezioni. Allora, un'antropologia dell'indegnità, cioè noi manco nati siamo già un peccato ambulante, con quella contraddizione, se andate al reparto di neonatalità, no? In un ospedale vedete tutti i bambini, no? Tutti i peccatori che stanno lì, e vedete la contraddizione anche logica di dire la natura umana è corrotta fin dall'inizio. Corrotta significa si rovina dopo, eh? Non può essere corrotta dall'inizio, c'è qualcosa che non funziona. Oppure l'imbarazzo della teologia cristiana nel dire Gesù di Nazareth, seconda persona della Trinità, è figlio unigenito di Dio. Dice sì, ma noi chi saremmo? Sembra che no, con la voce di Fantozzi, ma noi chi saremmo? Il teologo, bontà sua, Clemente, ti risponde: noi siamo figli adottivi. Ma ancora oggi si dice così nella teologia ortodossa ufficiale, eh? Cioè che vuol dire che Dio ci ha incontrato a un certo punto, ci ha allevato, ma insomma, figli adottivi, no? Sentite, questa è la mentalità proprio di disprezzo, di sentimento profondo che è diventato proprio una cultura coltivata di indegnità dell'essere umano. E dove noi partiamo, siamo convinti dell'indegnità, lì fiorisce il potere. Stima per l'essere umano e credenza nel potere sono inversamente proporzionali. Dove c'è stima della dignità umana, il potere cominciamo a guardarlo criticamente. Dove l'essere umano è disprezzato, c'è grande rispetto per il potere e per la ricerca del potere.